Siamo davanti alla prefettura d'Agrigento, inizia bene il 2020 con una manifestazione in solidarietà ai dipendenti della Forte, dopo quella di Palermo e di Catania, oggi anche ad Agrigento. Manlio, cosa auspicate e perché questo momento qui davanti alla prefettura? Intanto la Fast Confsal regionale ha deciso di partire proprio da Agrigento in questa azione di rivendicazione dell'interesse di oltre 500 lavoratori del gruppo supermercati Forte di Meridi SRL. Si parte da Agrigento, interesserà questa protesta tutte le province siciliane, ma questa protesta è a pochissimi giorni dalla riunione convocata dal Tribunale di Catania il 7 gennaio. In questa occasione il Tribunale dovrà nominare i commissari giudiziali che sono stati designati dal Ministero dello Sviluppo Economico per gestire, a fronte dello stato di insolvenza eventualmente dichiarato, che dichiarerà il Tribunale di Catania. Ma qui sono in gioco i posti di lavoro, sono in gioco soprattutto perché, e noi come Fast Confsal lo sosteniamo fortemente, vi è una crisi della grande distribuzione in Sicilia determinata dalla crisi economica ed occupazionale dei siciliani. È diminuito il potere di acquisto delle famiglie, ovviamente il numero dei soggetti che operano nella grande distribuzione è elevatissimo ed è inversamente proporzionale alla capacità di acquisto dei cittadini siciliani. E noi ci siamo chiesti, ma perché il governo regionale, l'assemblea regionale siciliana, l'assessorato regionale alle attività produttive non fanno propria questa crisi e indicano un tavolo per la gestione della grande distribuzione e delle sofferenze della grande distribuzione in Sicilia? Questa è la ragione per la quale oggi i dipendenti, una rappresentanza dei dipendenti, dei punti vendita, di tutti i punti vendita della provincia di Agrigento, sono qui per chiedere anche alla sua eccellenza il prefetto e quindi per interessare la prefettura affinché faccia pervenire queste istanze alla regione e anche al Ministero dello Sviluppo Economico. È così elevato il senso di sfiducia dei lavoratori che alcuni di loro hanno iniziato a licenziarsi per giusta causa da supermercati Forte. E sappiamo quanto sia delicato un licenziamento. La ragione è determinata dal fatto che, essendo in arretrato di 6 mesi di stipendio, ivi compresa la 14ª e la 13ª mensilità, i lavoratori sono costretti a licenziarsi per accedere ai benefici della disoccupazione speciale dell'INPS. E questo è il risultato di una cattiva gestione di questa vicenda. Sì, siamo anche noi qui per essere presenti in una situazione molto drammatica, una situazione molto difficile per noi e soprattutto per le nostre famiglie, in quanto è da 6 mesi che non riceviamo gli emolumenti da parte dell'azienda. Quindi vi lascio capire le difficoltà economiche in una famiglia che si vengono a creare e soprattutto stiamo confidando nelle istituzioni per farci sentire, diciamo, con la presenza della Confsal, il nostro sindacato che ci rappresenta, di farci sentire e conservare i posti di lavoro se ci sarà un proseguo prossimo. Noi, dopo tanti anni di sacrifici, il lavoro che abbiamo dato per l'azienda, e ancora siamo sempre disponibili a dare il cuore per l'azienda, perché ci siamo cresciuti. Sì, per noi la nostra casa, la nostra famiglia, anche perché noi quello che facciamo qua dentro lo facciamo per la nostra famiglia, per i nostri figli, per un domani. E oggi ci stiamo ritrovando dopo anni di sacrifici legati l'un con l'altro, non avere per le mani niente, completamente, e speriamo che domani l'azienda o chi per lui, lo Stato che è presente a noi, ci sta vicino, che abbiamo bisogno di lavorare, perché l'unica cosa che dobbiamo fare noi è solo lavoro, dignità e dare sempre qualcosa di positivo per la vita, non di negativo, perché noi siamo costretti a dare, a mangiare ai figli e fare qualche cosa di sgradevole. Speriamo solo che qualcuno ci ascolti, che oltre il Signore che ci ha portato in buona questa cosa.